Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di una pensatrice, una donna pazzesca, un intellettuale che ha segnato indelebilmente un'epoca particolare, cioè quella tra l'Ottocento e il Novecento. Oggi parliamo infatti di Lou Salomè. Lou Salomè è stata una filosofa, una scrittrice, una psicanalista, ha collaborato con grandi personalità del Novecento e della fine dell'Ottocento. E mi permetto di dire, Lou è stata soprattutto una donna. Infatti, dagli scritti di Lou emerge una sensibilità, una capacità introspettiva che sono veramente rare da trovare. Oltre a questo, Lou scrive davvero molto bene, quindi riesce a comunicare pienamente tutte le emozioni che lei prova e che inevitabilmente si trova a raccontare. Lou Salomè nasce nel 1861 a San Pietroburgo, morirà nel 1937 ed è sicuramente la giovane affascinante donna che fece innamorare perdutamente un grande filosofo di quell'epoca, cioè Nietzsche, e che lo ispirò molto probabilmente a scrivere forse la sua opera principale, e cioè lo Zarathustra. La sua vita si è intrecciata con quella di moltissime personalità fondamentali dell'Ottocento e del Novecento, non solo con quella di Nietzsche. Infatti lui ha collaborato per diverso tempo con Freud, il padre, diciamo, della psicanalisi, ma anche con personalità artistiche, come ad esempio il poeta Rilke. Proprio con il poeta Rilke la giovane Lou Salomè ebbe una relazione amorosa che durò diverso tempo e Rilke le dedicò dei versi meravigliosi, che mi sembra importante ricordare, proprio come quelli di questa poesia. Non ti invento nei luoghi che adesso senza te non hanno senso. Il tuo non esserci è già caldo di te ed è più vero più del tuo mancarmi. La nostalgia spesso non distingue. Insomma, già soltanto da questi meravigliosi versi di Rilke, struggenti, innamorati, emerge la figura di una donna irraggiungibile, una donna che in qualche modo fece innamorare davvero le personalità più affascinanti del Novecento e della fine dell'Ottocento. Noi sappiamo che Nietzsche in qualche modo fu rifiutato da Lou Salomè, ma sappiamo con certezza di comunque un'intimità particolare tra i due, quantomeno un'amicizia profonda tra Lou Salomè e Nietzsche. Proprio perché Lou Salomè scriverà una biografia su Nietzsche e questo testo è fondamentale, è un testo fondamentale perché è una biografia che Lou Salomè, che ha conosciuto personalmente Nietzsche, scrive su questa figura e quindi per tutti gli appassionati, gli studiosi di Nietzsche, è veramente un testo importantissimo per capire la personalità e le dinamiche di vita di un personaggio come Nietzsche. Un altro incontro fondamentale per Lou Salomè è quello con Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, come abbiamo anticipato poco fa, incontro che avviene nel 1911, quindi in un periodo particolarmente produttivo per Freud, che si era proprio affermato pochi anni prima e che andava incontro alla stesura di alcuni suoi testi fondamentali. Sappiamo infatti che nel 1913, quindi di lì a poco, uscirà un testo veramente chiave per Freud che è Totem et Tabù. Il rapporto tra Lou Salomè e Freud è sicuramente un rapporto di tipo professionale, ma non solo, perché infatti tra i due inizia anche una grande amicizia, una grande stima reciproca, diciamo, tanto che alla morte di Lou, che abbiamo detto avviene nel 1937, Freud, insomma, le dedicherà delle bellissime parole che mi sembra giusto leggere. Fu una donna straordinaria, di rara modestia e discrezione, che non parlava mai delle sue stesse creazioni poetiche e letterarie e che sapeva bene dove bisogna cercare i veri valori della vita. Chiunque la avvicinasse riceveva un'impressione fortissima dell'autenticità e dell'armonia della sua natura e poteva asserire, non senza stupore, che tutte le debolezze femminili e forse la maggior parte delle debolezze umane le erano estranee o erano da lei state superate nel corso dell'esistenza. Oggi, che è San Valentino, anche chi vedrà questo video in un momento diverso dal San Valentino sappia che oggi è San Valentino e io ho deciso di parlare di Lou Salomè. Perché credo che il testamento spirituale di questa autrice, che ha scritto tantissimo, ma che purtroppo non viene ancora studiata da molte persone, credo che il suo testamento spirituale sia Riflessioni sull'amore. È un testo bellissimo all'interno del quale Lou Salomè descrive la sua concezione dell'amore in modo non eterno, non finto, ma completamente reale, disincantato, potremmo dire. In questo piccolo scritto, perché veramente è un libricino di poche pagine, un testo che appunto racconta la concezione dell'amore da parte di Lou Salomè, noi vediamo un'anima che ha sicuramente amato tanto, che ha amato in modi diversi e che sa benissimo osservare quelle che sono le dinamiche dell'amore in modo distaccato e anche oggettivo, quindi ha una grande capacità critica e analitica. E lui fa un'osservazione davvero potente, cioè dice che in amore siamo tutti egoisti. Secondo Lou Salomè, il rapporto erotico è una lotta, è una guerra tra due mondi, tra due interiorità che in qualche modo si oppongono, si contrappongono e inevitabilmente la ricerca del diverso in amore non è soltanto necessaria, ma è proprio istintiva, perché istintivamente andiamo a cercare il diverso, cerchiamo il diverso talmente tanto che non appena
Accade che due persone arrivano a conoscersi troppo bene, svanisce il fascino della novità. Ecco perché, dal punto di vista di Lu, la ricerca del diverso in amore è fondamentale ed è necessaria per tenere accesa quella che noi potremmo chiamare la scintilla, no? Lu è una donna realista, parla di un amore vero, di un amore sperimentato non con la passione che si prova all'inizio, ma di un amore che si prolunga nel tempo. Noi sappiamo, e Lu sa benissimo, infatti descrive proprio questa dinamica, che i rapporti amorosi non bruciano sempre allo stesso modo, potremmo dire, no? Non ci si sente sempre come il primo mese, la prima settimana, i primi sei mesi, che è il periodo luna di miele, potremmo dire. Lu ovviamente non le scrive così, ma noi possiamo descriverlo così. E Lu sa benissimo che invece il rapporto amoroso nel tempo cambia. Il rapporto amoroso, come dice Lu Salomè, usiamo le sue parole, è un rapporto ad intermittenza. Cioè ci sono periodi in cui si brucia di più e periodi in cui si brucia di meno, perché non si può bruciare sempre allo stesso modo. Lu, infatti, usa secondo me una metafora molto efficace. Dice che in amore gli equilibri vanno sempre riequilibrati, risistemati, no? Non si sta sempre così, a volte qualcuno va più in alto, qualcuno va più in basso, insomma gli equilibri vanno sempre riaggiustati e a volte vanno anche inventati pur di farli funzionare. E l'importante, dice Lu, è non limitarsi, non sentirsi limitati dall'altro o dall'altra e non limitare l'altro o l'altra, no? Ed ecco perché, rispetto a quest'idea del non limitarsi, Lu rifiuta categoricamente l'immagine dell'amore come due metà. Un'immagine che noi abbiamo affrontato abbondantemente anche sul mio profilo di Instagram, nei piccoli video dedicati al simposio, no? Vi avevo raccontato come all'interno del simposio di Platone c'è il mito che Platone fa raccontare, mette in bocca, diciamo, ad Aristofane, secondo cui l'essere umano è alla costante ricerca della metà perché anticamente gli dei hanno diviso gli esseri umani che prima erano uniti in due parti, no? E Lu Salomè rifiuta questa visione dell'essere umano come metà alla ricerca di un'altra metà, perché dice che è una visione fuorviante, cioè secondo Lu Salomè noi dobbiamo essere completi da soli, dobbiamo essere un piccolo mondo completo, funzionante, solo allora potremo aprirci ad una relazione completa, una relazione sana, una relazione che possa donarci qualcosa in più, non completarci, perché dice che se si cerca il completamento all'interno dell'amore, quello non è amore, è un voler rattoppare un buco, voler aggiustare qualcosa che non funziona, voler colmare un vuoto. E lei dice l'amore non è questo, perché un amore che si innesta alla ricerca di una metà che limita l'altro è un amore parassita, un amore non sano, un amore che non può funzionare. E secondo me però è anche il tipo di amore che forse spesso si scambia per vero amore, no? Perché noi è come se sentissimo il bisogno dell'altro come una necessità e allora pensiamo che questo sia qualcosa di sano. Invece Lu Salomè dice non c'è niente di più sbagliato. Sentite infatti questa frase estratta appunto dal libro di Lu Salomè. Solo chi rimane completamente se stesso si presta alla lunga a venire amato, perché solo così nella sua pienezza vitale può sembrare per l'altro la vita, essere avvertito come potenza di essa. Non vi è errore più grande nell'amore dell'adattarsi timorosamente l'uno all'altro e di uniformarsi a vicenda. Quindi insomma abbiamo capito come Lu Salomè intende l'amore e come probabilmente lei, che ha una biografia che vi consiglio di leggere, poi magari faccio un altro video in cui ve la racconto per intero perché è molto interessante, forse è proprio il modo in cui lei ha anche inteso l'amore proprio nella sua esistenza e nella sua vita biografica. Insomma, in questa giornata di San Valentino mi sembrava giusto fare un po' di luce su quella che è una scrittrice, una pensatrice, una filosofa che spesso purtroppo rimane in ombra. Rimane in ombra perché non viene studiata, non viene raccontata, spesso la si affronta marginalmente in qualche esame su Nietzsche, ma mai le viene dato il giusto spazio. Una scrittrice che io leggo e rileggo sempre con moltissimo affetto, che ha lavorato su diversi fronti, impegnandosi in diverse scritture differenti, e che vi consiglio caldamente di leggere, e soprattutto questo testo, appunto, Riflessioni sull'amore di Lu Salomè, perché è proprio un inno all'amore, all'amore vero, all'amore anche nelle sue parti brutte, possiamo dire, no? Perché chi vi racconta che l'amore funziona sempre bene, che è una favola, che non si litiga mai, che si è sempre in equilibrio, che non ci sono alti e bassi, vi sta raccontando una bugia e forse non ha davvero capito che cos'è l'amore. Se questo video ti è piaciuto, io ti invito a seguirmi qui su YouTube e a seguirmi ovviamente anche su Instagram, su TikTok, e a farmi sapere che tipo di video ti piacciono e quali altri video vuoi vedere sul mio canale.